Ciao a tutti ragazzi, qui è Xingostaner che parla e oggi siamo con la seconda parte di Fire Emblem Awakening. Allora, sì, questa è la nostra prima battaglia ufficiale. Per prima cosa io di solito premo sempre X per vedere l'area completa dei nemici, che in questo caso hanno soltanto una persona in più di noi, ma fa lo stesso. Allora, come ho già detto, questa guida procederà un po' a rilento perché io, non avendo un'impalcatura su cui mettere il cellulare, dovrò giocare appunto con una mano e quindi per me sarà un po' difficile, ma prima o poi ci farò l'abitudine. Allora, per prima cosa penso che sia meglio andare tutti contro questo piccolo furfante, dato che è più vicino, ma magari non mandiamo prima me perché non sono così forte in difesa. Partiamo con Chrome. Vediamo un po' con lo spadino sono più preciso. Ho anche la possibilità di fare un triplo, quindi penso che vada bene. Lui in fondo non mi fa nulla. Wow! Mi spiace, furfante, ma fai schifo. Cioè, no, non mi fa nulla. Cioè, io proprio adesso mi immagino Chrome che gli arriva una sparata. Oh, cosa? Non ho sentito niente. E per caso ho fatto qualcosa? Xinko, vedo che è una spada. E una. Un momento, ma quello è un tomo? Conosce anche l'arte della magia? Forse sì. Perché non verifichiamo? Come? Forse sì. Credo che rimarrò un paio di passi a distanza da. Sono stato interrotto di nuovo e quindi ripartiamo da dove eravamo rimasti. Credo che rimarrò un paio di passi di distanza da te. No, sono sicuro di poterla controllare. Certo, Xinko, certo. Non ho mai utilizzato la magia e ovviamente sei sicuro di poterla controllare. Povero, povero Chrome. Com'è che si faceva? Ah, sì, non avevo perso la memoria. Comunque qua sotto adesso nello schermo inferiore c'è una piccola guida su come si usano le magie, ma non penso che vi serva perché appunto abbiamo già visto prima che con la magia si possono attaccare negli spazi adiacenti oppure con due spazi di distanza, quindi io volendo posso anche attaccarlo da qua. Infatti guardiamo. Sì, basterebbe anche per farlo ma per distruggerlo. E controllo un attimo se lui può colpirmi da lì. Sì, può colpirmi. Metterò Frederick come difesa. Tanto all'inizio Frederick in pratica para di tutto. Cioè, è una. Possiamo dire che è un'unità Uber all'inizio del gioco. Però poi verso la fine diventa normale. Anche se comunque resta molto forte. Come appunto ho già detto, metto Frederick qua. Così non rischio di essere colpito, visto? E poi abbiamo Lissa. Chi era la fragilina? Non saprò lottare come Chrome, ma aspettate. Oddio. Non saprò combattere come Chrome, ma aspettate di rimanere feriti. Ah! Sarò io quella che vi rimetterà in sesto con il mio bastone. Lissa, non dire queste frasi. Hanno un doppio senso non molto buono. Dimmi dove vuoi che mi posizioni, Xinko. Infatti, Lissa è una sacerdotessa e quindi è in grado di curare le nostre ferite. Fortunatamente non abbiamo subito nessun danno e quindi per questo turno lei sarà inutile. E ora la fase dei nemici, dove lui ovviamente dice di attaccare Chrome perché è l'unico se nessuno. Purtroppo. Wow! Questa si chiama sfortuna. Questa si chiama sfortuna. Prova ad attaccare Chrome, prima lo manca e poi un triplo. Mi dispiace per lui, ma questa è stata qualcosa di letale. Io all'inizio non vorrei utilizzare troppo Frederick perché appunto è un'unità Uber e è in grado di, in pratica sarebbe in grado di finire tutto questo capitolo da solo. Ma appunto no.
Devo smettere di ripetere le stesse parole. Ma soprattutto devo smettere di bloccarmi. Vediamo un po'. 12. 12. Dai, utilizzo la Falcon così non spreco cose. Sperando di non mancarlo, magari. Ok. State tutti bene. Bisogna curare subito le eventuali ferite. È vero. Usare un bastone o un unguento in tempo dovrebbe evitare il peggio. E infatti sotto adesso c'è la guida su come curare. In pratica ci fanno vedere appunto che Lissa può curare grazie al suo... dato che ha questo coso qui, che ecco, cura, che ripristina pochi PS a un'unità vicina. E purtroppo sotto abbiamo l'unguento che ripristina i PS di chi lo usa. Comunque Chrome è l'unico che ha subito danni e sono 4 danni che può benissimo trattenere. Quindi non lamentarti Chrome, combatti come un vero uomo. E ovviamente io, che non ho fatto un po' niente, rubo per la seconda volta l'uccisione a Chrome. Perché io sono figo. E perché io sono quello che sto facendo let's play, quindi posso. Chrome è di nuovo sotto tiro, ma stavolta gli diamo anche manforte da parte di Frederick. Ed infine abbiamo Lissa che non può andare molto lontano, ma almeno la lasciamo prendere. Le lasciamo prendere questo strumento che c'è qui. Che non so se voi lo vedrete bene, ma c'è un piccolo sbrilluccichio su questa casella qui. E quando non ci sono i sbrilluccichi sulle caselle significa che c'è uno strumento, oppure c'è la possibilità di ottenere dei punti esperienza o di aumentare la classe di aumentare l'esperienza delle armi. Vediamo cosa abbiamo trovato. Ho calpestato qualcosa. Spero di non aver rotto niente. Ovviamente si possono ottenere anche oggetti. Mi sa che l'ho detto all'inizio. Comunque abbiamo ottenuto la lama di Roy, che al momento lì sono, ovviamente non la può usare perché è una sacerdotessa e non sa combattere. E di nuovo. Allora, questa cosa mi fa un po' troppo ridere perché questo mirmidone che ci ha appena attaccato, che è il nome della classe che era, ma lo chiamano, è un furfante, ha attaccato Chrome, non gli ha fatto niente. Chrome per ripagarlo l'ha colpito e io come al solito gli ho fregato l'uccisione. Bene, comunque adesso curo Chrome con Liz, tanto per farlo avanzare un po' e intanto dargli anche qualche punto esperienza che le serviranno e come se le serviranno. E infine avanziamo verso il boss. Beh, Frederick in teoria potrebbe anche già attaccarlo, ma gli facciamo soltanto prendere questo coso. E spero che non sia esperienza perché non penso di usarlo così tanto, Frederick, perché in tutte le giocate scorse l'ho sempre usato e oggi in questo let's play voglio cambiare un po'. Vi farei scegliere le unità da scegliere, ma in pratica ho soltanto 8 iscritti e la cosa non sarebbe fattibile. Sarà meglio raccoglierlo prima che qualcuno ci inciampi sopra. Sempre prudente. Vento, ecco. Proprio ciò che servirebbe al nostro piccolo stratega. Ma sei ancora dei nostri Xinco? Che strano. Sul campo di battaglia io riesco. Sì, riesco a vedere delle cose. Questa frase non smetterà mai di farmi ridere. Davvero? Per esempio? La forza del nemico, le loro armi, il corso della battaglia. Devo averlo studiato da qualche parte. Vuoi dire che saresti anche in grado di valutare il nemico nel suo complesso? Sì, e credo di poter fare anche di più se mi impegno. E sotto c'è una piccola spiegazione che in pratica non, che ci dice che noi possiamo vedere equipaggiamento e statistiche degli avversari.
Io non utilizzerò molto questa cosa perché non ci sono abituato e sinceramente preferisco fare il solito, come posso dire, il solito nabo che va all'attacco tutto contro tutti, cercando di non far morire nessuno e poi alla fine muoiono tutti. Ma sono dettagli. Ovviamente se durante una partita mi muore qualcuno, ovviamente la ricomincio perché sì. Il boss come al solito non si muove. Stai bene Xinko, non devi esporti troppo. Ma se sei tu quello che si è esposto fino adesso. Sto bene Chrome, non ti preoccupare. E soprattutto io sono un maschio, dovresti occuparti più delle ragazze. È sempre una cosa che non ho sopportato, scegliere il ragazzo all'inizio, perché Chrome ha tipo questo accanimento verso di noi troppo forte, che sinceramente lo fa sembrare un ragazzo a cui piacciono i ragazzi. Non che io abbia qualcosa contro di loro, ma sei stato di grande aiuto. Questo fa di te un amico. Yeah, sono stato frenzonato. Anche un alleato al mio fianco mi dà coraggio. Perché ho cambiato la frase? Avere un alleato al mio fianco mi dà coraggio. Grazie, ma non è solo questo. Cosa vuoi dire? Combattere a fianco a fianco è anche un vantaggio strategico. E da qui capiamo che il nostro piccolo Xinko è un grande stratega. Peccato che io non lo sia. Com'era? Ah sì, agire in coppia aumenta la forza, difesa e velocità. Anche se nei Fire Emblem precedenti lottare in coppia non era così tanto una buona cosa, perché se dovevi lottare in coppia dovevi portare un compagno e ti diminuiva a certe statistiche. Sì, è proprio così. E sotto appunto ci dice il supporto, che in pratica ci dice tipo adesso Chrome e Xin sono due unità vicine, se adesso li attaccherebbero come abbiamo visto nelle battaglie precedenti, loro due lottano insieme, si aumentano le statistiche a vicenda e abbiamo la probabilità che il secondo compagno attacchi il nemico dopo il primo. Facciamo per esempio che il boss per qualche strano motivo decide di attaccare Chrome, tipo Xin prima gli dà il supporto, cioè gli dà più probabilità di colpire o più probabilità di schivare, e poi se appena Garrick comincia ad attaccare il Xin ha una probabilità di parare il colpo proteggendo Chrome, e dopo che Chrome ha attaccato Xin ha una probabilità di attaccare anche lui come abbiamo visto prima. Oddio, siamo già per andare fuori tempo, quindi sbrighiamoci e facciamolo fuori. Pensavo che mi facesse di più, invece soltanto 4. Non mi ricordo la sua voce. Venite qui, agnellini! Venite a farmi arrostire! Sì, vengo. Aspetta che ho uno spillino giusto per te. Cioè, aveva il 59% di probabilità di colpire Chrome. Era colpito. Se non si chiama sfiga questa. Comunque dovrei... Attacchiamo. Che poi ho detto... come si chiama? La statistica più alta alla magia. E invece mi sto ritrovando ad utilizzare Xin sempre con la magia. Ecco, vai con la spada di bronzo e addio. Come... Perché leggo sempre i numeri strani io? Lissa non ci arriva, quindi. Scialla. Te ne stai lì a... E quindi siamo costretti a finire con Freddy, che come avete visto fa 23 di danno. Se questa non è un'unità Uber all'inizio del gioco, non so io. Muori in silenzio. E abbiamo vinto, il merito va ovviamente a Xinko e Chrome, che hanno combattuto in pratica sempre insieme. Meglio che non smetta di dire questa frase, comunque. Beh, direi che ce l'abbiamo fatta. Per fortuna che passavamo di qui. E tu, Xinko, non ho parole, sei stato fantastico.
Spada, magia e strategia, sembra cosa che qualcosa che non sai fare. Commentare video su YouTube. E ho detto tutto. Di certo, non sei una vittima indifesa. Questo è poco ma sicuro. Già, forse riuscirete anche a spiegarci come siete arrivato fin qui. Perché continuo a cambiare le voci? Frederick, capisco il vostro scetticismo. Purtroppo non so spiegare come mai io non ricordi alcune cose. Ma vi prego di credermi. Vi ho detto tutto quello che so. Hai combattuto per salvare gli Lissiani. Il mio cuore mi dice che sei sincero. E fu così che lo ammazzò. E la vostra ragione, mio signore, cosa vi dice? Frederick, i pastori hanno bisogno di una persona del talento di Xinco. Oh, grazie. Sì, i briganti dei nostri vicini stanno cercando di insanguinare la nostra terra. Sto andando fuori tempo, sbrigati, Chrome. Vuoi davvero che perda uno stratega così in gamba? E poi, io credo nella sua storia, per quanto assurda. Grazie, Chrome. Però se c'era anche l'arrossimento qui, era proprio 100% yaoi. Dunque, ti vuoi unire a noi, Xinko? Sarebbe un onore per me. E muovetevi. Sto andando fuori tempo. Dai che dopo ci metto 2 anni per caricarlo. Avete sentito, mio signore? Che briganti avevano un accento plegiano. Plegiano? Io mica ho idea di come si faccia l'accento plegiano. Oddio, mi sa che ho sbagliato qualcosa, ma fa lo stesso perché non penso che qualcuno sappia quale sia l'accento plesiano. La plegia si trova all'ovest degli Ilis. Infatti qua sotto abbiamo una piccola mappa, quindi il borgo sud, quindi qua è il... non ho un pennino, il mio piccolo pennino rosa è tutto. Qua abbiamo lo Ilis e qua abbiamo ciò che ci stanno dicendo adesso, la plegia. Da un po' di tempo cercano di provocare una guerra con le loro razzie incursioni. I nostri poveri cittadini a patire. Non possono neanche difendersi. Ma ci siamo noi, mia signora. I pastori che proteggono il loro gregge. Non fatevi prendere dalla rabbia, offuscherà il vostro giudizio. Beh, sì, lo so. Tranquillo, ci sono abituato a tutto. Miei signori, vi prego di accettare la mia ospitalità per la notte. Siamo solo semplici cittadini, ma vorremmo ringraziare con un lauto bacchetto. Un'offerta molto gentile, signore. Ci piacerebbe davvero accettare. Purtroppo dobbiamo dirigerci agli Istat senza indugiare oltre. Allora, per me solo carne rossa ben cotta e niente sale nella zuppa. E poi... Ehi, cosa? Non rimaniamo? Ma, Frederick, è già praticamente buio. Ci compriremo per la notte, mangeremo selvaggini e dormiremo su un giaciglio. Yeah. Non avete detto che ci si abituava a tutto? Frederick, sappi che a volte ti odio. Avete un lungo tenente molto severo. Sì, beh, severo è uno dei tanti modi in cui si potrebbe chiamarlo. Frederick sorride quanto ha una lancia in mano. Non aggiungo niente. Farò meglio a ricordarmelo. Sapete che vi sento. Oh sì, lo sappiamo. Mofte. Mio signore, siete divertenti come sempre. Adesso possiamo andare? Va bene, lo smetto. Ci incamminiamo, Xinko. La capitale non è lontana. Ah, finalmente. Noi ci vediamo domani con una rotta wifi, dopodomani con un'altra rotta wifi e dopodomani con la terza parte di Fire Emblem Awakening. Sono fuori tempo, spero che non ci siano casini. Scusate per l'interruzione che c'è stata in mezzo al video. Spero che non ci siano casini durante il video.